Che la pasta a Gragnano sia andata oltre l'essere la più vasta risorsa economica cittadina per somigliare quasi ad uno stato mentale, lo si capisce percorrendola. Pastifici, ristoranti, pizzerie e gastronomie disposte a catena sembrano quasi passarsi il testimone del gusto. Da un paio di settimane chi si addentra in questo sentiero fatto di bacche, di spaghetti e fusilli si imbatterà, prima di arrivare a Piazza San Leone, nel gigantesco murales di Yorick, l'artista mascherato, che ritrae Totò nell'iconica scena di miseria e nobiltà. La pasta fa bene al palato di chi la assapora, ma soprattutto giova all'economia di Gragnano, che ogni anno implementa il bilancio del comparto, sia grazie ai marchi storici, sia a sperimentazioni e scommesse. Come quella de Il Mulino di Gragnano, una delle ultime aziende del territorio dove la filosofia del lavoro è composta da semplici regole. Pochi formati di pasta ma fatti bene, pochi operai ma supportati dalla tecnologia, pochi fornitori ma di estrema qualità, e due anime unite nel lavoro e nella vita a fare da guida, Raffaele e Francesca, quelli che, nemmeno trentenni, dopo lauree e master all'estero, hanno deciso che il loro futuro era a casa. Perché andare altrove quando possiamo trovare l'oro a casa nostra? Abbiamo sentito una responsabilità in più, e cioè quella di non trascurare perlomeno una tradizione così forte del nostro territorio che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Ma la storia del pastificio Il Mulino è diversa dalle altre, e non perché i formati prodotti si orientino quasi esclusivamente al mondo del gourmet servito all'estero, ma per come è nata, un'origine benedetta dalla chiesa di San Leone, i cui sacerdoti, dopo aver avvicinato Raffaele e Francesca ai loro quattro attuali soci operai nel laboratorio, ha anche supportato con una precisa raccolta fondi l'impresa. Hanno messo su un progetto che si chiamava Fare Bene Fa Bene, con il quale appunto le famiglie hanno dato un prestito a questo progetto, la quale parrocchia lo ha impiegato per aiutare questi ragazzi. Una spinta che ha lanciato verso il mondo reale i sogni e gli sforzi economici dei due giovani imprenditori. C'è stato chi è riuscito ad attingere a fondi personali dalla famiglia, come Francesca. Gli altri quattro non hanno avuto questa fortuna, e lì c'è stato l'intervento da parte della comunità parrocchiale, capitanata da due parroci, Don Luigi e Don Alessandro. Nella pasta che Cristian, Alfredo, Agostino e Luigi producono c'è la passione di Francesca e le idee meccaniche brevettate da Raffaele durante la sua esperienza in Germania. Ma per me dire e fare produzione artigianale vuol dire rispettare degli step, dei passaggi di lavorazione, ma attraverso anche l'innovazione tecnologica. Quindi io ho sempre visto il know-how e l'innovazione un modo per andare anche a risolvere quelli che potevano essere i problemi dell'artigiano di un tempo. In un piatto di spaghetti, insomma, si racconta la storia di una fuga di cervelli al contrario. Questo immobile era fatiscente, abbiamo dovuto ricostruirlo. Anche i lavori all'immobile sono stati eseguiti da noi giovani. E abbiamo sicuramente trovato il professionista che ci ha seguito in tutta la fase, diciamo, di lavorazione, ma la vera e propria, come dire, manovalanza lo abbiamo fatto noi. Io ho imparato a fare l'imbianchino, il piastrellista. Una storia simile a quella di migliaia di altri ragazzi che cercano di trasformare un'intuizione in una professione. Una storia che talvolta ha un lieto fine, come nel caso di questo pastificio, e molte altre no. Ma prima di abbandonarla, per iniziare a scriverne una nuova, non bisogna mai smettere di insistere. E a bussare a tutti i portoni, anche quelli delle chiese. Anche quelli delle chiese, bussate ovunque. Se le banche non vi rispondono e l'idea è buona e voi ci vedete un futuro, non basta il no di una banca per non realizzarlo.